Allora siamo sull'XS 14, siamo in trasferimento per andare al Salone di Genova. Grazie al comandante Evandro. Adesso apriamo le vele, anche se ragazzi c'è veramente poco vento. Facciamo vedere però che bella barca che è l'XS 14. Questo è lo scafo numero 1, è la versione Pulse. La versione disponibile dai 13,97 metri fino ai 15,99 perché dipende dal buon prezzo, da come, dalle opzioni che si richiedono. Randa square top, ieri guardavamo un po' di andature, non c'era tantissimo vento neanche ieri, abbiamo fatto un po' di bolina a 6 nodi e mezzo, facevamo 5 nodi e 70, siamo arrivati a 5.75 e abbiamo fatto un po' di traverso, lì siamo arrivati a 8 nodi e mezzo, quasi 7 nodi. La barca viaggia, ci sono le reti che sono ancora bellissime, che sono quello che fanno il catamarano, ragazzi, c'è poco da fare, il catamarano con la rete è bellissimo. Oh, ecco che Evandro ci lascia il Cozziro, eccolo qua. Con il Cozziro siamo arrivati circa 38 gradi e anche lui la fa camminare parecchio. Là sotto, aspettate, ve lo faccio vedere, lo vedrete nel video perché poi questo è il preludio a quello che sarà il video dell'XS 14. Questo è lo Sky Lounge, lì sotto c'è lo Sky Lounge, qua sotto c'è una specie di rientranza dove ci sono due divani più due cuscini che vanno dall'altra parte. Si scontra il boma e questa sopra diventa una zona spettacolare per l'aperitivo. Le timonerie sono sulla base di timonerie di una barca monocasco, vedete, schermone gigante, uno schermone che si vede bene, io lo vedo bene anche con gli occhiali perché sapete che con gli occhiali si vede bene il fondo, ma solitamente lo schermo non si vede mai benissimo, invece questi si vedono perfettamente. Eccoci qua, lo faccio vedere anche a voi, siamo 6.8 all'asco, 5 nodi, 508 in salita. Adesso Evandro manovrerà per ottenere, spremere la massima potenza dal catamarano. Salutiamo Evandro che è comandante. C'è un po' di casino ragazzi, ma perché siamo in trasferimento e stiamo trasferendo da Lavagna fino al Salone di Genova, quindi entriamo al Salone di Genova. Vi faccio vedere un po' la barca. Guinci elettrici che sono fondamentali. Questo è il pozzetto, molto bello, molto accogliente, spazioso. Questo è l'interno. Le vetrate sono non brunite, quindi si vede benissimo. Questa cosa è intelligente perché dalla timoneria, sia a dritta che a sinistra, si vede tutta la barca. Non hai bisogno di spostarti o muoverti per vedere che cosa c'è, che cosa sta arrivando. Allora, cucina carina, accogliente, comoda. Qui c'è il pannellino di controllo col tavolino e tutto quanto. Qui c'è il pannello dei comandi. Di qui c'è il Fusion. Vi faccio vedere la cabina armatoriale. Vi ricordo che siamo sempre in trasferimento, che la barca deve essere ancora allestita al Salone di Genova. Questa è l'armatoriale. Aspettate che accendo la luce. Si vede bene, spero di sì. Questa è la cabina armatoriale, è un grande spazio. Qui, volendo, c'è la porta che separa i due ambienti, il bagnetto, bagno con doccia separata, di qui c'è il bagnettino, eccolo qua, zac, e voilà, molto carino. Questa è la particolarità di questo scafo, di questo scarpone, che è la dressing room.
questo si può tirare su in un attimo e diventa dressing room, quindi cabina armadio per la zona armatoriale, oppure può diventare una cabina doppia con due letti singoli. Vi faccio vedere anche lo scarpone di sinistra, vi anticipo già che ho messo dentro tutta l'attrezzatura video, quindi c'è un po' di casino. Cabina di poppa, eccola, bagnetto, aspettate che faccio vedere, ecco qui, messo in maniera differente dall'altro, box doccia sempre separato. Voilà. Bagnetto di prua e cabina di prua. Quindi, come vedete, di spazio ce n'è finché mai, finché sufficienza. Vedete, questi particolari sono molto belli. Prese USB in ogni camera. Questa è la versione 110 volt. È la versione 110 volt perché la barca non rimarrà in Europa. Che dire, adesso vi faccio fare un altro giretto fuori. Andiamo da Evandro. Come camminiamo, Evandro? Abbiamo un bel po' di onda contro che ci ferma un pochino, ma la barca si comporta bene. Siamo intorno ai 60 gradi, abbiamo 8 nodi. Siamo in accelerazione, arriveremo intorno ai 5-6 nodi adesso di velocità. Abbiamo fatto un bel trasferimento con vento zero praticamente. Sì. Come vedete, con un soffio d'aria la barca sta già iniziando a camminare molto bene. Diciamo dell'accelerazione, sì, che si sente l'accelerazione e si sente piacevole il cambio dell'onda il cambio del rumore sull'onda. Allora, facciamo un giretto avanti che ho promesso che faccio vedere tutto in velato. È anche molto comoda nelle manovre perché è tutto rinviato in pozzetto e quindi una persona sola basta. Che dire, vi rimando al video dove mostriamo l'XS14, tutti i segreti dell'XS14. Iscrivetevi al canale YouTube di Giornale della Vela, attivate le notifiche che è la campanella, quindi clic sulla campanella per essere sempre aggiornati con tutti i nostri video. Un saluto dal quasi arrivati al Salone di Genova, dall'XS14, da Evandro e da Fabio. Buon vento a tutti!